ultimo. Eccoci. Bentornato. Grazie. Come stai? Bene, bene. Tu, come tutto bene? Molto bene. Allora, com'è ritornare al Festival di Sanremo? È molto bello e soprattutto è pieno di, mi sento pieno di responsabilità. Poi perché mi hanno inculcato questa responsabilità in questo mese, diciamo, e poi perché comunque è un palco importantissimo. E poi non so se ti fidi di queste cose ai pronostici, no? Ti danno per favorito. No, perché capisco che poi la manifestazione, insomma, richieda delle classifiche, come giusto che sia, anche per aizzare un po' la trasmissione in sé. Però qui ognuno fa il suo, ognuno presenta la sua canzone, io presento la mia e basta. Beh, però voglio dire, guarda quante cose sono accadute belle, positivissime per te, no? Nel corso dell'ultimo anno. Infatti io allo stesso momento dico, se sono dato per favorito vuol dire che abbiamo lavorato molto bene quest'anno, no, è una cosa positiva. No, dico, ma in questo anno hai fatto veramente tantissimi concerti sold out, il tuo disco che ha venduto come un pazzo, sì. Cioè hai raggiunto veramente dei risultati incredibili, no? Sì, è andato molto bene tutto, sono molto soprattutto soddisfatto per quanto riguarda i live, anche ovviamente per il disco, però per me i live sono la forma più importante della musica e vedere così tanta partecipazione è sempre bello. Allora, tu questa sera non canterai, giusto? No. Quindi ci sarai domani sera? Domani, sì. Stasera un po' di relax ci sta o hai anche lì un'agenda fitta di impegni? No, fino alle 7, diciamo che poi dopo è libera. Free. Ah, ok. Sì. Va bene, possiamo adesso andare a chiedere che cosa farà dalle 7 in poi. Però, insomma, in generale, insomma, hai la possibilità di magari rilassarti un attimo. Sì. O tu sei il tipo di persona che appena si ferma magari non... No, no, hai appena, bisogno di appena, essere sempre in moto. No, appena mi fermo sono contento. Ok, va bene. Mi rilasso. Anche perché poi dopo, ok, Sanremo andrà come andrà, eccetera, però poi non è che te la prendi comoda, ricominci, esatto, da capo, no? Esatto, sì, perché abbiamo 18 date a maggio che sono già sold out nei Palasport e soprattutto sto preparando anche la super data il 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, dove insomma sta andando molto, abbiamo già venduto 30.000 biglietti, quindi sta andando molto bene. Quindi c'è da prepararsi per quanto riguarda questi live. E poi a aprile uscirà Colpa delle Favole, che è l'album che appunto darà il nome a questo tour. Esatto, questa cosa dell'Olimpico, anzi l'approfondiamo tra poco perché merita l'approfondimento e poi vi diamo le date tutte belle precise, yes, non appena riesco a ritrovare il foglio. Ma adesso ce l'ascoltiamo la tua canzone presentata proprio al Festival di Sanremo in questa 69esima edizione. Ultimo ritorna anche quest'anno dopo già il grande successo dell'anno scorso con una nuova canzone anche qua particolarmente piena di... Intima. Sì, molto molto intima, bellissima. Potrei cantartele qui. I tuoi particolari, ultimo su RTL 102.5, eccoci. Intensissima questa canzone. Avevi un minimo di tensione ieri, non voglio dire ansia. Sì, 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 assolutamente. Ero molto agitato prima di salire sul palco. Sai quella tosse che ti prende per il nervoso? Che... perché non è come in un live, no? Dove comunque la gente... come si dice a Roma, la puoi buttare in caciara, nel senso che fai cantare loro, anzi è meglio perché comunque fai cantare loro, li coinvolgi, non canti e poi loro sono lì per te, capito? Invece qui la gente non è che guarda me, capito? La gente guarda il festival e quindi è diverso, capito? Ah, è vero, hai ragione, sai che non avevo mai guardato da questo punto di vista, effettivamente deve essere un momento di grande tensione, però insomma dai, oggi abbiamo detto serata libera? Sì. Sì, domani allora di nuovo avrai l'opportunità di cantare i tuoi particolari davanti al pubblico dell'Ariston e dell'Italia, del mondo che guarda, e poi c'è la serata dei duetti, no? Sì. Oh, parliamo di questa sera dei duetti. Tu porti un caro amico. Sì, porto un mentore per certi il Fabrizione. Fabrizio Moro. Perché non ci ho dovuto neanche pensare un secondo. Perché è l'artista che mi è stato più vicino umanamente, artisticamente, tuttora lo è. E quindi mi sento talmente vicino alle sue
alle sue idee, ci sentiamo per tante cose. Per me è un onore e un piacere portare un amico e un grande artista. E allora ricordiamo, visto che abbiamo recuperato tutte le date, un po' gli appuntamenti per vederti dal vivo prossimamente, a primavera. Allora, praticamente queste date sono 18 date, ma sono sold out. Le, diciamo, sono 27 aprile Eboli, Bari, Firenze, Assago, Bologna, Ancona, Assago, Jesolo, Roma, Napoli, Torino, Cireale. Sono 18 Palasport che mi hanno dato tantissima soddisfazione perché sono andati subito sold out, e abbiamo aperto il 4 luglio proprio per questa grande risposta lo Stadio Olimpico a Roma, quindi La Favola, ho voluto chiamare La Favola perché sarà uno spettacolo diverso da quello che si vedrà nei Palasport, e sarà una grandissima festa. Eh beh, sicuramente poi una favola, immagino che sì, sarà stato uno dei tuoi sogni, esatto, cantare all'Olimpico, esatto. O no? È il sogno di qualsiasi cantante o cantautore, secondo me. E quindi, insomma, come abbiamo detto, le date che abbiamo finora citato sono tutte sold out, quindi affluite numerosi all'appuntamento dell'Olimpico, che sarà sicuramente qualcosa di spettacolare. Sì. Allora, Nicolò, io ti ringrazio per essere passato a trovarci, e buon pseudo riposo per oggi, e ti rivediamo domani sul palcoscenico. Grazie a voi per l'ospitalità.